Quindi Ok, la allora corsa attualmente. oggi c'è l'inaugurazione, quindi si parte da qui, vero? La corsa, la cosiddetta corsa allo spazio, parte purtroppo dalla Seconda Guerra Mondiale. Avevo due tedesche ideate da von Braun, che vediamo qui davanti, Sì. termine della guerra. Gli Stati Uniti dall'altra, i russi dall'altra, si portano a casa, come si vede qua, in due operazioni distinte, si portano a casa i migliori ingegneri aeronautici, Ah, ecco. missilistici, tedeschi. Eccezionale, tutte queste foto arrivano da... Si Si trovano LinkedIn, trovano... sì, bisogna cercare, insomma. Eccezionale, quindi si parte dalla guerra, poi Ah, sì. con i migliori... le Sì, vengono migliori portati. menti. Poi qui siamo negli Stati Uniti e si fanno i primi esperimenti proprio con le V2 tedesche. Ah, ecco. Quindi V2. Qui inizia la guerra fredda, quindi la battaglia arriva anche nello spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Qui è per dare l'idea storicamente in che punto siamo, ecco. Sì, sì, sì. Ho capito. Questo è un modellino appunto delle V2 Ah, tedesche. ecco. Quindi questa documentazione fa parte Sì. della Anche queste sono appunto le V2, fase iniziale. Ah, qui sono già ecco. in mano agli inglesi e agli americani, vedi, che stanno facendo degli esperimenti. Questo qua quindi è Se li portano missile via, le V2, missile V2. V2, cioè 2V2, sì. È il periodo in cui inizia la guerra fredda con l'Europa divisa in due. Ah, ecco. Questo cos'è? Sempre le V2. V2. È stata proprio la base di Ah, ecco, qui tutto, c'è un libro il sul... Ah, nostro il vostro, lì, questo qua. certo, Ah, sì, perfetto. assolutamente. Questo è sempre... Qui siamo nel 1957, quando i russi Dove? Ah, mandano ecco. in onda lo Sputnik. Ecco, È stato il quindi, primo certo, satellite artificiale. Sputnik 1, Sputnik 2, Sì. Qui quindi ottobre 57 e novembre, poi siamo nel 58, si passa e qui cosa c'è? nasce la NASA La di NASA? Eisenhower, anche se Ah, ecco, del i soldini 58. sono pochi, quindi si va avanti un po' così, diciamo, ecco, Sì, comunque c'è la gara, comincia la gara, diciamo, sì, ecco qui. adesso forse il termine è I due brutto. principali artefici sono per l'Unione Sovietica Korolev Ah, ecco. e per gli Stati Uniti von Braun. Nome Ah famosissimo sì, perché... von Braun, quindi poi iniziano anche i programmi delle sonde, il Ecco qui sonda, periodo vedo le sonde Pioneer. Pioneer, sonde Lunik dall'Unione Sovietica, per scoprire appunto com'era la Luna, E com'era. queste sono... Ah, beh, queste Queste forse... alcune foto di come era. La sonda e questo qui, perché... Questo è il Voyager che arriverà dopo, però fa parte sempre delle sonde. Ce ne sono tantissime, Questo cos'è? Una storia centinaia. di... Questa è proprio l'Apollo, qui ci troviamo un pochino più avanti, ma questo è tutto il programma Apollo. Ah, C'è la interessante. triste Apollo 1 in cui c'è un incidente, si arriva poi alla fine. Ecco, questo qua è sempre la Sì, continuazione, in quindi. realtà doveva arrivare fino all'Apollo 20, ma al 17, per motivi più che altro finanziari, interrompono. Ma è ufficialmente finanziario o ci sono altre motivazioni? No, Perché... soprattutto quello, poi c'è anche un po' la perdita di interesse, Sì, quindi. certo. Comunque, qui siamo allora le sonde. Qui è bella questa foto per fare Sì. le... È bella questa qui. Dai, una bella foto, bellissima. Bello. Perfetto, Così eh? anche i Qui bambini. ci sono, vabbè, dopo le vediamo magari dopo con Sì, dopo sì. calma. Abbiamo Bellissimo, la Prolocco. sistema per attaccare Questi un. sono Sì. i libri che ha scritto Mamma sulla mia, Luna. mamma mia. Sì, ha scritto anche un libro. Sì, ma... Eccezionale. Dopo mi soffermo un po' di più, eh. Questo è Leggi? i No, prossimi. ci vuole provare.
I prossimi impegni questi? Mostre? No, questo è un atto dell'associazione. Ah, ecco, perché lì... Allora, passiamo... Qui siamo alla fine degli anni 50. Passiamo. Posso leggermente curvarlo? Che dopo lo rimetto a posto. Così, leggermente, ecco, magari 45 gradi. Ecco, perfetto. Perché così... Quindi, qui allora siamo 59. Sì, quando nascono per gli Stati Uniti gli astronauti e per i sovietici i cosmonauti. Così ecco, si chiamano, ecco, ecco. Quindi è già partito il progetto appunto per lo spazio. Là c'era lo Sputnik, che è stato il primo... Sì. E qui c'è il primo invece uomo nello spazio, che è stato Gagarin il 12 aprile del 61. Primo uomo nello spazio, sì. Quindi che la cosa ha dato molto fastidio agli americani. Che sono andati, che hanno, sono arrivati due settimane dopo. A maggio, vedo il 5 maggio del sì. 61. Sì. Eccezionale. Poi, poi qui che c'è. Questa è la prima donna nello spazio, sempre sovietica, nel 63. Valentina. Sì, per scuola. Sì, sì. E le cose cambiano un po' quando arriva Kennedy. Ecco, John Fitzgerald Kennedy. Quando arriva Kennedy le sovvenzioni per la NASA raddoppiano, triplicano. Certo, perché lui ha ufficialmente nel suo discorso dice sì, dobbiamo... dobbiamo andare sulla Luna. Sì. E aveva dato anche una scadenza, no? Sì, quindi, sì, entro la fine degli anni 60. E quindi, e ce l'hanno fatta lì, non so cosa sia successo, e ce l'hanno fatta perché sono arrivati nel 69. Quindi qua, aspetta che qui invece è il filmato, mi piacerebbe vederlo tutto. È lunghissimo. E va bene. Ci sono i vari programmi. Allora, c'è il programma Voskhod, è quello Gemini, che è il primo destinato appunto allo spazio, e poi partono il programma Apollo e il programma Soyuz, sempre per arrivare sì, sulla Luna. Stavo mirando questo Saturno, eh. Saturno costruito da voi, e quindi, ma vi è stato spedito dall'America? Sì, eh? Sì. Ma su vostra richiesta allora, sì? Sì, 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 abbiamo acquistato gli Stati Uniti. Ah, ecco. Non vi è stato omaggiato. Pensavo, giusto per... Quindi qui siamo nel 66-75. Qui siamo nel metà degli anni 70. Ecco. Poi ecco, qui c'è l'R7 con cui i sovietici hanno fatto praticamente tutti i programmi. Naturalmente poi qui sì. Si vede l'R7 e nelle sue varie... Ah, ecco. Se parte da questo poi naturalmente ci sono... Quindi qua, ma è proprio tutta la storia qui della crescita. È quello, sì. Gli Stati Uniti hanno finito appunto con il loro e sono partiti con il Saturno, prima un pochino più piccolo e poi sì, si sì. Vedono le varie fasi anche del Saturno. Ah, ecco, sì. Non l'avevo visto prima. Sì, il problema maggiore per i sovietici arriva nel 66, quando muore Korolev. Ah, ecco. Che è stato il... Questo personaggio. Sì. E da lì si inceppano un pochino le cose. Perché? Come mai? Era perché, tutto... Perché l'N1 sovietico che avrebbe dovuto portare... L'N1 è questo. Sì, avrebbe dovuto portare sulla Luna... dopo quattro prove ci sono quattro esplosioni, non va. Oh là là. E quindi perdono parecchio tempo. Ma però non si sono arresi perché se hanno continuato... Sì, no, i sovietici dopo il quarto lancio lasciamo perdere perché non va proprio l'N1. Si sono demoralizzati. Io lo vediamo sulla rampa. Ah, ecco. Qui è sempre l'N1 questo qui. Sì, l'N1, sì. Sì. E questo era il modulo lunare sovietico che sarebbe dovuto
andare sulla Luna, ma che naturalmente non è potuto andare. Ecco, questo modellino. Questo qui invece è il modulo dell'Apollo 11. Ah, ecco, il modulo scritto qua, sì. Statunitense, sì. Che è proprio quello che è stato utilizzato per sì. l'atterraggio sulla Luna. Sì. Ah, qui c'è il percorso, bellissimo questa cosa. Bellissimo, si vedono alcuni passaggi dalla partenza, 16 luglio, con Armstrong, Collins e Aldrin. Sì, io me le ricordo, Armstrong in particolare, sì, perché... mi ricordo anch'io, sono rimasto su... Ripeto, io mi ricordo al mattino che c'era allora la TV in bianco e nero, sì. Tito Stagno, che insomma... era bello, per noi era... Sì, c'era uno studio intero, c'era, sì, si discuteva, sì. Sì, sì. Vabbè, forse non erano bravi come quelli di oggi, però hanno coinvolto, è stata una cosa coinvolgente. Qui è quello del distacco, qui c'è il modulo di servizio e il modulo di comando, sono ancora attaccati. Sì. E questo è il LEM, ecco. Si gira. Il LEM che è quello che... atterrato è sbagliato, che è allunato, allunato, perché noi siamo abituati. Sì, come si dice mare ammarato, sì, eh sì, allunato. Continuo con questa stazione, si è distaccato e sta scendendo. Ma queste sono proprio foto che hanno fatto... Sono foto della NASA queste. Quindi avranno fatto gli astronauti, suppongo, o gli automatismi dell'epoca. Che però se pensiamo veramente nel 69 con la tecnologia dell'epoca hanno fatto qualcosa di straordinario che adesso vogliono ritornare. Sì. Allora questo qua, ecco il LEM, che carino. LEM che è sceso. E questo modellino l'avete fatto sempre voi? Sì, sì, sì. Ma chi è l'artista? Faccio sempre io. Ah, eccezionale. Anche questo qui, come astronauta, anche questo. Apollo 11. Ma questi arrivano sempre dall'America? No, questi li abbiamo trovati qui in Europa. Ah. Questa è la targa che gli astronauti hanno lasciato su sulla Luna. Ah, ecco. Eccezionale. Questi sono arrivati in pace per tutta l'umanità. Sì, sì. Poi qui... Una camminata famosa. La camminata. Ho dovuto restringere un pochino. Però è bello. Ah, ecco qui la targa. Sì. In ordine cronologico, quindi la risalita. Qui. La risalita. Col pezzo superiore dell'M, l'altro rimane giù. Ecco, questo non ha lasciato giù quel pezzo lì. Sì. Questo è già il... Si ricongiunge con quello che è rimasto. Eccezionale. Poi prima di entrare nell'atmosfera, questo qui passano tutti su questo pezzo. Sì. Questo viene abbandonato. Li travasano dall'EM sull'atmosfera. Sulla navicella. Questo è l'ammaraggio. Sì. Io mi ricordo, ho detto, ma li troveremo vivi? Io pensavo questo. Perché, insomma... È vero che avevano fatto altre missioni per provare, eccetera, sì, insomma, un po' di dubbi c'erano, Certo, con il... C'è tanto è vero che Nixon aveva preparato anche il discorso... Ah, nel caso in cui... questo è... Io l'ho letto, quindi è vera questa cosa. Quindi Nixon aveva preparato il discorso, sia se andava bene, se andava l'ipotesi che andasse anche male. Quello di Nixon che forse è andata male. Sì. Poi i festeggiamenti. Questo, i festeggiamenti. Bellissimo. E queste sono le altre, l'altra missione Apollo fino al 72. Ecco. Quindi ufficialmente poi non ci sono andati per mancanza di fondi e di interessi. Sì. Questa è la versione ufficiale? Sì. Ma è così? Sì. Sì. Spendeva mica male. È una percentuale altissima. Quindi, vabbè, ne ho sentiti un po' di tutte le versioni, però ufficialmente questa è la loro... No, stavo guardando qui Francobolli.
che... Sì, c'erano buste, poi è uscito di tutto. Sì. Questa qui è una collaborazione che facciamo con i Poli Eroi, per dare una mano. Questi sono... è un'associazione che va negli ospedali pediatrici, sì, i bambini che hanno i tumori, eccetera. E quindi qualsiasi cosa facciamo gli diamo una mano. Beh, è una bella cosa, eh. Anzi, con tutto questo lavoro che avete fatto, qui l'impegno, il tempo... Eh? Beh, spero che almeno alle persone... Vabbè, io ho iniziato prima proprio così, se non c'è gente... riusciamo a riprendere meglio, anche perché se poi c'è la gente, magari si dà... La gente ci sarà, penso, domani. Sì, sì. Il razzo che sta per... Non riusciamo assolutamente, per cui devo farmelo fare dalla Chiara. Non c'è qualcosa che inserisce tra... Ok. Thank you.